Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a Open for Trading. Quello che state vedendo è il disclaimer, importante ovviamente per ricordarci tutti insieme che questa è una comunicazione di marketing che non contiene, non deve essere ritenuta contenere consulenza di investimento, raccomandazioni di investimento, offerta, sollecitazione ad effettuare transazioni, strumenti finanziari, garanzia o previsione di risultati futuri, rendimenti passati non sono una garanzia. Previsione appunto di risultati futuri, la Roder Limited, a cui fa capo 24 Option, non prende in considerazione gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria personale. Roder Limited non garantisce, non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza, completezza, validità o tempestività delle informazioni di perdite derivanti da investimenti basati su comunicazioni, previsioni o altre informazioni qui fornite. Poi potete leggere, così come anche l'informativa del rischio, che i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva, 84,94% dei conti dei clienti a dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker. E poi c'è tutta l'altra parte, vedete, questo webinar non fornisce opinioni ed esperienze personali, può includere esempi di attività di trading su conto demo con denaro virtuale che non bisogna seguire, e poi insomma le regole d'oro che ovviamente a cui bisogna sempre dare un'occhiata. Saluto Davide e Ivan. Ciao Davide, come va? Sai che non ho Ciao salutato? Ho Renato, ciao salutato Ivan. nella preapertura, quella prima della registrazione, quindi non Ivan, come stai, Ivan? Questa febbre se ne vuole andare, allora che fa? Ciao Renato, sì dai, la febbre è andata via, rimane un po' di gola e naso un po' chiuso, però dai, decisamente meglio rispetto ai giorni scorsi. Saluto Domenico che ha scritto nella chat: interagite con noi attraverso la finestra delle domande. Se volete anche porre una domanda via audio, se avete il microfono collegato, scrivetemelo nella finestra delle domande e vi attivo l'audio. Allora, andiamo da Davide. Cominciamo con Davide perché sono curioso. Voglio vedere il monitor di Davide con la piattaforma, quella proprietaria di 24 Option. E poi vedremo la MetaTrader sempre di 24 Option con l'indicatore Decaro Sai Chi Nasci che potete avere gratis grazie a 24 Option. Eccola lì, subito a vedere. Allora, il portafoglio è ancora bello zeppo pieno. Davide, com'è la situazione allora? È buona perché il nostro sbilanciamento in acquisto di biglietto verde, Renato, sta pagando, nel senso che il Eh dollaro sì. ancora, insomma, è Dollaro assolutamente CHF che sta tonico. aggiornando i massimi proprio adesso in seduta. Prego, prego, e vedo lì due verdi, due Allora, CHF. in realtà, guarda, io già volevo farlo partire qualche minuto fa, uno short di euro-dollaro, ho atteso per farlo in diretta, quindi intanto Oh, lancio uno bellissimo. short di euro-dollaro, Attenzione, attenzione, così lo modalità demo, facciamo. ricordo. Subito Sì, lo pieno, facciamo. Davide, quindi un lotto subito per cominciare. Sì, lo Solitamente fai facciamo in. 50 e 50. Sì, adesso poi lo spiegherò. In realtà, chiarisco l'antefatto: noi l'abbiamo lavorato tutta la settimana scorsa a ribasso da 1,14 a 1,13. Abbiamo voluto essere ieri prudenti, liquidandolo a 1,13 e mettendoci con l'idea di osservare la chiusura daily, perché si diceva 1,13 po avrebbe potuto nel breve rimbalzare, cosa che in realtà, insomma, in tarda mattinata eravamo qui insieme, ieri ha provato a fare, perché l'1,13 l'ha sentito, ci sono stati acquisti per 20-25 pips, salvo poi di nuovo riappesantirsi, e qui mostro il grafico daily, vedete, attestarsi con una bella e netta chiusura sotto 1,13, vedete, livello di chiusura grosso modo attorno a 12,70. Stamattina abbiamo sostanzialmente atteso, Renato, vedi il ritracciamento. Ancora una volta vorrei mostrare il mio setup che risulta di ottima efficacia, perché guardate Davide non l'ha dopo. fatto su misura, eh. Non è che Davide si è fatta la linea precisa come voleva lui, eh. Attenzione, sembra così perfetto, dice no, ma è Davide se l'è disegnata lui, qual è? No, No, assolutamente non è basta che così. ciascuno con la propria piattaforma, spero la nostra, ma anche se non dovesse essere la nostra, sulla sua mette una media mobile esponenziale a 21 periodi e vedrà che ha esattamente il mio stesso indicatore, che ovviamente lungi dal ritenere infallibile, però in certe fasi di mercato è veramente molto, molto efficace. Il grafico, insomma, è più chiaro di me, nel senso che guardate in tutta la discesa da sotto 1,14, puntualmente il prezzo
in una bella tendenza ribassista, insomma, ha ritestato più volte le resistenze di breve, la media 21, e guardate, fino anche a stamattina, quando proprio, vedete, dopo la congestione notturna, cioè il periodo nel quale tendenzialmente c'è una bassa liquidità su alcuni cambi, tra cui l'euro-dollaro, quindi il prezzo si va a restringere creando queste congestioni. Guardate poi all'arrivo degli operatori di Londra, no, all'inizio della sessione europea, proprio da 1,1285 è subito ripartito a ribasso. Devo dire, è stato anche tecnico, perché se ritorniamo sul daily, proprio a 12,60 avevamo e abbiamo tuttora un livellino, vedete, ancora di rilievo. Quindi lui è andato a testarlo, però io ci vedo ancora i presupposti per andare eventualmente a riprenderlo e a violarlo. Quindi abbiamo assunto posizione leggermente in ritardo, ma mi premeva di farla qui con voi in diretta, quindi siamo ancora corti di euro-dollaro. Bene, bene, quindi avete visto, insomma, ricordo che siamo in modalità demo, mi raccomando. C'è, saluto Walter. Giuseppe dice: prima della fine della trasmissione potete parlare brevemente degli ETF, di quali secondo voi in America sono più performanti? E lì il mondo degli ETF, Davide, è ampio, davvero, bisogna fare una bella ricerca. Sì, è uno strumento che naturalmente ha acquisito, ma anche a ragion veduta, devo dire, grande popolarità. Ovviamente, per come la vedo io, entrano in un discorso che è abbastanza diverso da quello del trading speculativo. Dopodiché gli ETF sono praticamente, insomma, hanno praticamente come sottostante gli asset più, insomma, più popolari, per cui ci sarebbe da fare una ricerca, anche perché il mondo delle ETF è molto molto ampio, i volumi sugli ETF sono cresciuti insomma in maniera sproporzionata negli ultimi anni. Devo dire, lo dico sempre con grande franchezza, non è una tipologia di strumento che seguo, per cui non saprei indirizzare Giuseppe negli strumenti. Anche io lo ammetto tranquillamente, anche io non è uno strumento decisamente che seguo. Poi ci sono i CFD, che insomma, quegli strumenti che vedete anche qua con 24 option, che tendono un po', insomma, a replicare, sono più passivi ovviamente l'ETF, però bisogna fare attenzione alla composizione, insomma, non è facile, quindi magari Giuseppe prova a approfondire in un altro ambito, insomma, quindi adesso stiamo parlando di strumenti, dei derivati praticamente, quindi insomma, comunque con 24 option ci sono anche titoli, azionari più importanti, indici azionari, valute, materie prime. Allora, prima di continuare a vedere come procede il portafoglio di Davide, però vedo bello, bello verde, quasi insomma, decisamente positivo il saldo, andiamo a vedere un attimo con Ivan e la sua piattaforma, questa volta MetaTrader, sempre 24 option, e qui c'è l'indicatore De Carolis e Kinashi, e vediamo anche con un'impostazione grafica differente, perché Ivan solitamente usa il 4 ore, e quello che adesso vedrete condiviso da Ivan è proprio un modello, eccolo qua, questo qui è un template che noi vi mettiamo a disposizione, quindi già così confezionato, voi dovete solo trascinare lo strumento da sinistra dove c'è la vista del mercato, a destra, magari Ivan poi lo farà anche vedere come si fa, e vi escono, vedete, le freccettine, che però a volte è meglio usare dei filtri, come in questo caso, in questo template Ivan c'è Vortex e volumi, giusto? Sì, Renato, allora possiamo vedere rapidamente un attimino i cambi principali. Per quale motivo? Perché è una situazione molto interessante quella del dollaro, un dollaro che si sta rafforzando un po' su tutti i fronti. L'unico fronte, insomma, un po' timido è questo, ovvero dollaro americano contro dollaro canadese, che vedete sta dando meno in questo momento abbiamo la freccia. Per quale motivo? Perché si sta formando un segnale ribassista. Potrebbe essere interessante questa situazione, perché abbiamo un vortex che sta cambiando direzione dopo questa spinta rialzista, vedete, sta orientando a ribasso, e anche i volumi si stanno orientando a ribasso.
Bisognerebbe prestare un attimo attenzione all'eventuale segnale ribassista perché veniamo appunto da un impulso molto forte al rialzo e quindi si potrebbe trattare di una correzione che tranquillamente si potrebbe anche ipotizzare, vedete, con un Fibonacci, un semplice Fibonacci, dove potrebbe arrivare. Stiamo E rompendo il quindi lì, vetro ma questo è esterino. già confermato o bisogna no? Perché la freccia è No, sulla, è quella in corso. informazione, Renato. La conferma di questo segnale dovrebbe arrivare, chiaramente, se confermato, alle ore 15, quindi quando chiuderà la candela che stiamo Quindi, qua vedendo in in questo momento, formazione. scusami, Ivan, vedete, la freccia appare anche in corso di formazione in attesa di conferma, quindi voi già avete una sorta di alert, poi c'è anche il pop-up che esce un alert sonoro, oltre a quello visivo che vi conferma o meno è stato effettivamente raggiunto. Però quindi attenzione USD CAD, ci sono le premesse, bisogna Sì, aspettare la chiusura. ci sono le premesse che andrebbero a incastrarsi con quello che sta facendo il petrolio, perché poco prima di caricare questo grafico avevo il petrolio e devo dire che sicuramente il movimento è correlato in questo caso, perché abbiamo un petrolio che abbiamo, eccolo qua, abbiamo analizzato nella giornata di ieri, sempre su grafica 4 ore. Se ricordate, avevamo tracciato quest'area, questa trend, vedete, discendente che avrebbe fornito eventualmente resistenza alla risalita del prezzo e un supporto. Il supporto ieri è stato sporcato al ribasso, però con l'utilizzo dei filtri, questo movimento ribassista non l'avremmo fatto, non l'avremmo preso in considerazione. Perché? Perché i volumi non supportavano in quel momento una spinta ribassista. Al contrario, invece, abbiamo avuto un segnale rialzista E qui è confermato, confermato. vero Ivan? Qui è confermato. Sì, qua è Anche lei confermato. confermato. Il movimento è partito, il movimento è partito, il petrolio è partito al rialzo, vedete che adesso siamo a 53,29 come quotazione. Direi che potrebbero esserci presupposti per una nuova spinta rialzista, almeno sino all'area dei 54,5 che funziona molto bene ultimamente da resistenza. Quindi ci sarebbe un po' di spazio per fare un'operazione, per impostare un'operazione rialzista, perché abbiamo rotto quest'area di compressione al rialzo con un segnale che è stato confermato dai filtri, e in quest'ottica sicuramente, vista la correlazione positiva che abbiamo tra le commodity currency e il petrolio, in quel caso abbiamo visto il Interessante, canadese che si stava molto rafforzando rispetto interessante. al dollaro americano, ecco, ci potrebbe stare quel segnale ribassista che abbiamo visto sul dollaro americano contro dollaro canadese. Vedremo se alle 15 verrà confermato, anche osservando un po' le dinamiche legate al petrolio, potrebbe starci un'operazione short su dollaro americano contro dollaro canadese, considerando il fatto, chiaramente, lo ha detto Davide, che insomma il dollaro americano si sta rafforzando un po' su tutti i fronti, e quella sarebbe l'unica situazione di debolezza innescata proprio appunto da, secondo me, da questo tipo di Perfetto. movimento. Volevo ricordare che tutto quello che vedete all'interno dell'indicatore De Carolis Equinash, il vortex, in questa schermata, il volume, ce ne sono tantissimi, sono tutti inclusi nel pacchetto. Uno dice, vabbè, il vortex si trova in giro per il market della MT Meta, quote e tutto il resto. Ma Sabino Martiradona, che saluto, è colui che ha realizzato proprio concretamente l'indicatore, fa tutte delle versioni personalizzate, che non si trovano praticamente in giro per la rete ed è tutto incluso, è 24 option, vi dà la possibilità, aprendo un conto gold, deposito minimo 500 euro, di provarlo per 3 mesi. Sento il ritorno, adesso non so se Ivan, che viva voce, Ivan, in viva No, voce, l'audio, sto parlando, no, perché ho sento le cuffie. il ritorno, vedo anche Davide, non glielo chiedo perché si vede benissimo che con le cuffie, allora Davide, sento il ritorno della mia voce, comunque va bene, allora abbasso io qui il volume, non so se dipende da me, passo il controllo a Davide, perché anche dalla chat saluto intanto un altro Giuseppe. C'è Walter che dice: Davide, oil bene, olio bene, dove mettiamo lo stop in pari o è presto? E saluto anche Efi che si è appena collegato e Giuseppe poi chiede gold. Allora cominciamo a vedere, torniamo alla piattaforma proprietaria di 24 Option. Sì, allora Renato, abbiamo assunto proprio questa mattina nel webinar che io, insomma,
Tengo, ecco, proprio una posizione sul petrolio, in questo caso mezza posizione, proprio perché devo dire che sulle materie prime, gold compreso, siamo un po' così, un po' più distaccati in questo momento, perché non veniamo da settimane felicissime sull'oro e il petrolio, che sono le due principali commodities che vado a lavorare. Però era interessante il setup proprio sul WTI, perché sostanzialmente, vedete, il prezzo cosa ha fatto? Dopo lo vado a ripercorrere, dopo il daily, che ci ha confermato l'ottima tenuta, vedete qui dei supporti a 51,5, 51,60, è salito, poi vado sul grafico orario, ha violato, vedete, le nostre la resistenza nonché la media 100, l'ha ritestata, e da qui stamattina abbiamo pensato poco, attorno a 53 di entrare long. Ora sì, in realtà nasce come operazione di breve, contiamo di liquidarla grosso modo a 53,80, 85. Walter mi dice dello stop in pari. Beh, sì, abbiamo una trentina di centesimi a favore, potremmo anche mettere lo stop in pari. Io ho la prassi di lasciarlo lì, però ci può stare, essendo una posizione, diciamo, di breve, con un profit a 50 punti. Nel momento in cui abbiamo, vedete, 32-33 punti a favore, ci può anche stare portarla a break-even. Una prassi fattibilissima, sì. Perfetto. La tua analisi su USD CAD, che abbiamo appena visto, insomma, con l'indicatore dei Kairos Akinashi sta maturando una possibile inversione ribassista, secondo la tua analisi? Non c'è, vero nel tuo portafoglio? No, non c'è, non c'è No, USD CAD. allora io ho posizioni praticamente su molti cambi, ma non sul canadese. Ho l'euro-dollaro, la sterlina, l'australiano, il dollaro franco e il dollaro yen. Praticamente ce ne ho di ogni. Mi mancano appunto il neozelandese e il canadese dei sette cambi originali. Però volentieri do la mia chiave di lettura, che fa sì, insomma, che il Canada in realtà l'abbiamo molto molto promosso settimana scorsa, con i ribassi di venerdì legati alle notizie positive sul lavoro canadese. Secondo me si è entrati in un quadro interlocutore. Ti dico la verità, io di primo acchito vedo qui dei supporti, lo vedo sul daily così come lo vedo su H1, dove vedi ci potrebbe essere il rinnovato test di area 32,60 nonché media 100 oraria. Quindi con cautela, ma sarei ancora dell'idea di posizioni rialziste, perlomeno nel breve, perlomeno da verificare poi alla chiusura daily. Questa è un po' la mia view sul canadese, che tuttavia, come si comprenderà, non è ad ora tra i miei cambi preferiti. Ci trovo altri Perfetto. più tecnici, ecco. Perfetto. Mentre c'è Giuseppe Gulino che chiede gold, gold. Sì, allora il gold è insomma, una delle posizioni che abbiamo in essere, l'unica, diciamo, che ha una perdita appena più consistente. Qui, insomma, l'abbiamo detto, Renato, non siamo in una posizione datata di qualche giorno. Abbiamo retto un po' alle discese che ci sono state, soprattutto tra prima mercoledì e poi ancora venerdì. Io lo aspettavo per ricomprarlo in area 1298-1300 ieri, invece il prezzo si è fermato sui minimi di giovedì a 1302 e è ripartito. Temo che, nonostante la forza di dollaro, qui si stiano creando comunque presupposti per una salita, quindi è un oro un po' scorrelato adesso, però vedete In un il fatto. contesto di risk on, tutto sommato, in questo momento almeno il Sì, mercato e non è abbiamo. almeno. Esatto, bravissimo. Lo stavo per dire io. In realtà abbiamo un dollaro forte, quindi se seguisse il dollaro l'oro dovrebbe scendere. Abbiamo risk on perché le borse vanno su, e quindi se ci fosse questa dinamica l'oro dovrebbe scendere. È abbastanza anomalo come dinamica, Va a devo dire. spiegare a Adesso tutti lo sanno, quelli che poi sì. dicono: ma perché gold sale, salgono le borse, sale il dollaro e gold sale? E lo so, vedete, anche questo può succedere. Non è la prima volta, però capita, insomma. Può capitare, però dicevo, inizio a vederci, se superiamo questi livelli, devo dire l'idea che, perché poi lo vedete, se si rompe con decisione questa fascia di resistenza, grosso modo tra i 1315 e 1317, ho idea che, vedete, il prezzo possa andare a riapprocciarsi ai massimi, insomma, di fine gennaio, quindi salire bene sopra i 1320.
Interessante, interessante. Torniamo da Ivan. Allora, vedere il monitor di Ivan e quindi la MetaTrader di 24 option con l'indicatore De Carlo Sai Kinashi che potete provare gratis per 3 mesi aprendo un conto Gold, deposito minimo 500 euro. Ivan, dalla chat c'è Andrea che dice: ciao a tutti. Quindi Ivan diceva delle ore 15, se petrolio e canadese sono una rialzista e l'altra ribassista, è una conferma? Beh, se dovessero restare così come li abbiamo visti, o esserci un'ulteriore spinta rialzista del petrolio e ribassista del dollaro americano contro il dollaro canadese, allora sì, sicuramente potrebbe essere una conferma di un movimento interessante, e a quel punto si potrebbe impostare un'operazione short sul dollaro americano contro il dollaro canadese. Bene, bene. Vedo che hai il gold davanti adesso. Sì, ho il gold, Renato, perché è una situazione molto interessante. A me piacciono molto queste situazioni dove si creano delle aree di compressione, perché poi dopo la rottura spesso porta a dei movimenti molto, molto vivaci, direzionali. Per cui qua vediamo che sempre su grafica 4 ore abbiamo il supporto in area 1300 dollari circa. Che è stato già testato 2 volte, anche questa volta, la seconda volta, vedete, c'è stata una reazione al rialzo, e ora stiamo violando questa trend dinamica, che funziona da resistenza. Quindi la violazione eventuale di questo livello dell'area dei 1313 potrebbe presagire a un movimento rialzista del dollaro. Tra le altre cose, qua in effetti avevamo già avuto, guardate, questa violazione, la violazione di questa trend, qui l'area di compressione era ancora più forte, l'abbiamo ritestata e stiamo ripartendo al rialzo. Proprio un movimento tecnico allo stato puro potrebbe starci. Chiaramente Qui Ivan, lo registra l'impostazione è la ancora in trend, perché rialzista da adesso quell'ultima. si è creato un Scusami, nuovo qui massimo l'impostazione. relativo. Ripeto, l'accelerazione potrebbe essere interessante oltre i 1313 dove siamo attualmente. Va Ivan, detto, Davide ha mi senti? fatto bene a sottolinearlo e mi trovo totalmente d'accordo con lui che insomma c'è un po' di scorrelazione perché il dollaro è acquistato, il gold lo stanno acquistando, le borse lo stanno acquistando. Questo è un campanello d'allarme che andrebbe considerato. Soprattutto visto, siccome stavo guardando anche un attimino l'obbligazionario, il rendimento dell'obbligazionario americano, e devo dire che la mossa del dollaro, almeno per ora, non troverebbe una giustificazione su rendimenti in accelerazione da parte delle obbligazioni americane, che sì, sono leggermente cresciuti, soprattutto nella giornata di ieri, ma non in maniera tale da giustificare degli acquisti così forti di dollaro. Quindi, ecco. Starei un attimino in Ivan, mi campana da senti? questo punto di vista. Ivan, mi Sì, senti? sì, sì. Ah no, perché prima stavo parlando, forse non so, è andato via l'audio per un attimo. Volevo dire, in base a questo grafico, la freccettina al rialzo significa che è confermata ancora l'impostazione al rialzo dell'indicatore, Sì, Renato, giusto? E che è assolutamente stata poi perché. suffragata dai filtri sotto praticamente adesso, se non, cioè, vedo, se Sì, non guardo male, esatto. sono quelli. Allora, qua dobbiamo fare un piccolo ragionamento proprio rapido al volo. Cioè, nel senso, il primo segnale che era questo che giustamente tu hai evidenziato, inizialmente non era supportato dai filtri, perché ve lo faccio vedere, guardate. Metti il Allora, crosshair così possiamo vedere. sì, eccolo qua, Esatto. Ok, vedete? perfetto. Nel momento in cui è stato confermato, il vortex era ancora ribassista, i volumi erano fortemente al rialzo, però il vortex ancora no, e quindi non l'avremmo preso subito. Nel momento in cui il vortex, che è un indicatore di trend, ha cambiato direzione, vedete che i volumi hanno subito accelerato al ribasso e quindi avremmo atteso e proprio ora l'impostazione è favorevole a un rialzo perché in questo momento abbiamo la concordanza di entrambi i filtri. Va anche detto, Renato, che se per caso qualcuno avesse rischiato su questo segnale, non guardando i filtri, il posizionamento di uno stop al di sotto di questo livello comunque avrebbe, insomma, salvato la Chiaro. pelle perché non è stato preso per il momento, è un livello di supporto molto importante e adesso la view resta comunque rialzista.
Perfetto, perfetto, perfetto. E quindi vedete, questo è come interpretare una situazione grafica con l'indicatore De Carolis ai Chinasci. Torniamo da Davide. Davide, mi viene da pensare che almeno Gold in questo momento va a braccetto col petrolio, almeno quello, cioè l'unica correlazione che vediamo adesso in questo momento, almeno le materie prime, quindi con l'oro nero e l'oro giallo, le quotazioni in questo momento è rialzista. Indici non è niente, Davide. Sterlina dollaro, vedo, e quindi l'Australia. Allora, io Renato porterei un attimo l'attenzione, se me lo consenti, sul dollaro franco che sta salendo Tettonico, mamma mia, come sale. veramente in decollo assoluto. Guardatelo qui, insomma, veramente molto molto bello il dollaro franco che stiamo ovviamente cavalcando, anzi, contiamo di, abbiamo una doppia posizione, vedete, di portarne. Direi a profitto almeno una. Adesso valutiamo magari questa chiusura oraria per una delle due liquidarle. Quindi devo dire, è molto significativo anche perché qui assistiamo a una dinamica secondo me particolare sul cross euro-franco, nel senso che il dollaro franco come dire, sta salendo in maniera decisamente in questi 2 giorni più importante di quanto stia invece scendendo l'euro-dollaro, tant'è vero che c'è una concomitanza di salita con l'euro-franco. Quindi è un franco in questo momento venduto, per farla in breve. È un franco molto venduto. Non ne ho ravvisato insomma, motivazioni particolari. Io temo che ci sia dietro, insomma, che siano dietro operazioni di institutional, di SNB, detto tra i denti, però insomma queste vendite di franco sono abbastanza importanti, si stanno andando a ripercuotere con le salite di euro franco e di dollaro franco. E siamo comunque vicino ad aree di target, quindi ripeto, una delle due a breve credo che la chiuderemo, aspettando magari la chiusura oraria. Sui listini no, è praticamente l'unica macro classe di asset che al momento non sto trattando perché vedete sono in posizione su valutario e commodities. No, gli indici, guardavo il DAX, gli americani continuano a piacermi pochino. Guardavo il DAX che è ritornato prepotentemente dopo i riassorbimenti di venerdì sopra quota 11.000. Stamattina ci ha regalato questa ampia apertura in gap ribassista, quindi contribuisce un po' a confondermi il quadro perché fino a venerdì vedevo dei buoni presupposti di vendita, tant'è vero che le avevamo lavorate le vendite mercoledì e anche venerdì, salvo chiudere ieri con questa partenza, diciamo, un po' troppo positiva per i miei gusti. Vediamo, vediamo. Io valuto la tenuta di questi livelli, laddove si tornasse sotto gli 11.080 in chiusura del gap di apertura, magari qualche vendita la impostiamo, però sinceramente ecco sul DAX così come sugli azionari americani al momento insomma almeno io personalmente faccio fatica a vederci degli spunti precisi, ecco. Bene, vediamo Ivan, se con l'indicatore De Carolis e Chinasci c'è qualche indicazione da qualche indice, Ivan. Andiamo a vedere, sta caricando. Anche i futures Stavo vedendo americani, spingono, spingono la spingono reale. per quanto riguarda il DAX. Devo dire sì che concordo con Davide, nel senso che insomma, questa apertura odierna ha un attimino scompaginato le carte in tavola, però vedete che abbiamo avuto un segnale rialzista sul grafico a 4 ore che è stato confermato. Se andiamo a metterci anche i nostri volumi rapidamente, andiamo a impostarci i volumi come consuetudine. Scopriamo che non è una spinta supportata da volumi interessanti, ecco, definiamoli tali, perché quando, insomma, vedete, abbiamo barre di questo tipo più consistenti, allora la situazione può essere, diciamo, più chiara. Vedete, sto posizionando la croce proprio per far vedere il livello, no? Siamo al di sotto della media volumetrica. E questo è un qualcosa che,
mi accende un campanello d'allarme, al di là che poi, come abbiamo detto sempre, la concordanza tra i filtri e il nostro semaforo qua non c'è e quindi questo segnale rialzista non lo si fa, per come la vedo io chiaramente, la vedo più come una correzione in questo momento e poi magari verrò smentito e salirà e tornerà sopra gli 11.300 punti, però in questo momento, non essendoci una componente volumetrica importante, non mi fiderei a entrare al rialzo. Va bene, insomma, l'interpretazione ovviamente, che è anche comunque rosso, vedo lì in mezzo rosso ancora, Sì. non è chiaro ancora la situazione grafica. Perfetto, allora mi riprendo io il controllo del monitor, faccio vedere quella che è la pagina relativa, anzi vi metto anche, condivido anche se ce la faccio, vediamo se riesco a condividere anche quello che è il link con cui poter, vediamo, sposto un attimo di qui, vado a ribeccare il link che l'avevo preso. Eccolo qua, quello che è praticamente il link che vi consente di accedere all'offerta. Ecco qua, ve l'ho mandata, quindi l'avete ricevuta tutti nella chat, di poter usufruire gratuitamente per 3 mesi con un conto Gold deposito minimo di 500 euro dell'indicatore De Carlo Secchinacci. L'ha fatto vedere Ivan con la MetaTrader, quindi avete visto, è tutto incluso, tutto quello che avete visto è tutto dentro nel pacchetto e voi potete personalizzare, inserire lo strumento finanziario di vostro interesse e quindi insomma c'è tutto poi l'assistenza e potete insomma provare con un conto reale con appunto 20 Option che vi dà la possibilità di operare. Vi faccio vedere quello che è il sito internet, vedete insomma tutti quelli che sono i mercati a vostra disposizione, tutti quelli più importanti, indici, valute, materie prime, criptovalute, c'è cioè di tutto di più, vedete anche la cannabis e poi c'è istantaneo, eccolo qua con il conto Gold, quindi approfittate, usufruite di questa possibilità. Chi sta guardando la registrazione su YouTube, nella descrizione sotto in basso ci sono i link anche lì, sia per registrarsi a GoToWebinar per partecipare alla diretta, sia per appunto aderire a questa promozione. E si chiude qui Open for Trading. Ringrazio chi ha seguito la diretta e chi ha guardato la registrazione, grazie anche a Ivan, grazie Ivan. Grazie a te Renato, ciao Davide, buona giornata a tutti, a domani. E grazie anche a Davide. Ciao Ivan, ciao Renato, a domani, buon trading, buona giornata, ciao. Ci vediamo domani ancora con Open for Trading, ore 12:15. Grazie e buona giornata a tutti.